Buongiorno e benvenuti per questa nuova puntata di 7 in punto, sarà una puntata variegata in cui parleremo di tanti argomenti, dalla bellissima mostra sul Giappone in corso a Treviso, Cadei Cararesi ed è con me stamattina ed è un piacere ospitarlo Adriano Madaro, buongiorno, buongiorno. e benvenuto, Grazie, curatore della mostra e grande conoscitore dell'Oriente dalla Cina in poi fino all'estremo Oriente e al Giappone. Parleremo anche di amore, di amore che si chiude perché sapete che è stato approvato questo divorzio semplice e ne parleremo nel corso della puntata e parleremo anche di questo film di cui tutti stanno discutendo. Queste 50 sfumature di grigio lo facciamo in maniera un po' anticonvenzionale in, una, in un pezzo di puntata che abbiamo voluto intitolare Ma l'amore è un'altra cosa. Quindi parleremo un po' di, di varie cose con anche una. Eh, doverosa riflessione sugli avvenimenti eh, libici e tra pochissimo vedremo anche un'intervista al eh, professor eh, Stefano Allievi che è il direttore del Master Islam in eh, Europa che ha sede a Padova all'università. Ma iniziamo eh, parlando di questa bella mostra appunto in corso a Treviso. Chi non l'ha vista avrà occasione di poterla visitare ancora. Per uh, due mesi, credo, perché tre. è stata prorogata. Di tre mesi, fino al 31 maggio quindi. Perché ha avuto un grandissimo successo, anche inatteso, e subito dall'inizio c'è stato un grande affollamento di persone. Adriano Mara, appunto, ha curato questo allestimento, dopo aver portato in Italia già altre mostre molto spettacolari dal famoso esercito eh, del de, 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 cinese di, di come, terracotta di, Siam. Di terra, eh, esatto eh, Siam eh, in due volte l'ha portato mi sembra No, abbiamo fatto quattro grandi mostre sulla Cina la prima era dedicata anche a loro per quanto periodo storico insomma dall'India un po' insomma ci ha fatto fare un po' il, il giro Tibet, del mondo il Tibet. il Tibet tutti i luoghi che pensiamo magari di conoscere ma in realtà non, eh, sì. non abbiamo mai approfondito questa del Giappone è che mostra è? Come possiamo raccontarla al nostro pubblico? È una mostra particolare, io la definisco trasversale, sia per quanto riguarda il racconto, perché abbiamo due grandi temi, il passato con i samurai, le geishe, tutto ciò che può essere l'immaginario collettivo, il Giappone dei ciliegi, i Crisantemi, il Monte Fujiama, eccetera. L'altra parte invece è quella moderna, soprattutto futuribile dei robot. Il Giappone, dopo la sconfitta della Seconda Guerra Mondiale, si è dedicato in modo straordinario eh, soprattutto alla tecnologia. La tecnologia ha portato quindi a questo mondo fantastico di robot. Ecco, infatti, chi arriverà a Treviso, Cararesi, troverà un gigantesco mazinga sì, ad, accogliere, sì. ad accogliere il pubblico che è l'immagine anni '80 che tutti quanti conosciamo del, del Giappone cosmopolita. Per diciamo voi giovani 40, dai 40 in giù, sicuramente. <ride> Del vostro mondo. No, ma penso dai, anche i ragazzi lo conoscono sì, Mazinga. Sì, sì. Credo sì, che certo. sia stata una cosa che alla fine è stato uno spartiacque che ha cambiato la, anche il modo di fruire i cartoni animati dei ragazzi che fino ad oggi possono usufruire della tecnologia e de, dell'immagine giapponese. È vero, è vero, io ho voluto mettere in scena una mostra che. Era molto difficile da immaginare fin dall'inizio, però avevo intuito, andando in Giappone, avanti e indietro, così, avevo intuito questa necessità di mettere insieme un mondo trasversale, sia nelle generazioni, dico, sia dal punto di vista storico. Pertanto ne è uscita una mostra che non si può immaginare se non si vede. <ride> assolutamente, questo bisogna assolutamente verificarlo di persona. Però credo che sia bello quello che è stato fatto questo tipo di operazione perché giustamente la, la grande riflessione da cui nasce è che noi, appunto, siamo convinti di conoscerlo il Giappone, magari più di altri paesi orientali come la Cina. E invece lei ha voluto puntualizzare questo fatto: cioè in realtà, conosciamo molto poco di una civiltà che si è aperta da poco al mondo. Perché il Giappone da almeno 60 anni fa parte di quel mondo che è un po' Occidente, anche se è Estremo Oriente, no? Quindi quando noi pensiamo alla, alla borsa di Tokyo, alla borsa di New York, alla borsa di Milano, di, di Parigi, eccetera, lo vediamo ormai annesso al mondo occidentale. Questa invece è soltanto una cosa di superficie. Il Giappone è molto enigmatico, è molto difficile da interpretare e da capire perché si è sviluppato per tanti secoli per conto suo. E paradossalmente noi conosciamo da molto più tempo la Cina, diciamo almeno da Marco Polo, quindi da 700 anni abbiamo in occidente consuetudini di informazioni sulla Cina, poi non parliamo nel 700, l'800 i missionari e tutto quello che noi abbiamo saputo da Matteo Ricci, eccetera, dai viaggiatori e via dicendo. Il Giappone invece fino al 1868 è rimasto ermeticamente chiuso, quindi lo conosciamo solo da, da poco più di, di 120-130 anni. E quello che sappiamo sempre è in superficie, mai nella profondità. Perché? Perché il Giappone ha un po' tradito la sua tradizione e appare come un mondo molto vicino all'Occidente, invece paradossalmente molto lontano. Quindi conoscendolo anche adesso, in questi tempi così moderni, è... ci sono questi due strati? Questo superficiale che conosciamo tutti è quello più profondo? Sì, perché noi, quando il Giappone ha fatto questa scelta anche culturale del futuro, del futuribile, le, le navi spaziali, no? gli altri mondi, i robot, eh, gli ufo-robot, tutto questo sembra che sia esclusivamente un mondo occidentale. E invece che hanno cominciato i giapponesi già all'inizio degli anni 50 e poi pensiamo anche come i giapponesi abbiano occupato a livello universale la tecnologia, la macchina fotografica, le telecamere, tutto il mondo tecnologico, che però è occidentale mm. per quanto riguarda la sua come dire, creatività. Ma guarda, è stato il Giappone poi, in definitiva, a offrire ah, sì, al sì. mondo una sorta di colonizzazione inavvertibile ritenuta invece occidente. Sì, sì, ma è così. Cioè, su, su tutti i versanti, soprattutto eh. quello economico, eh, pensiamo solo alla Toyota, alla Lineco, che adesso sono, sono principi cardine dell'economia mondiale, le macchine fotografiche, che ne certo. so, la tecnologia, la certo. robotica, le centrali nucleari, Fukushima, Beh, voglio il dire. Tamagotchi, che... Il Tamagotchi. Che addirittura c'era la necessità di curare una cosa che non esiste, è una follia, no? Eppure, in Giappone, quando si va nelle grandi città, si è a contatto continuo con questo mondo della fantasia, perché anche nei grandi, sulle facciate di grandi palazzi ci sono questi robot in movimento, delle proiezioni, c'è questo mondo fantastico, effimero, ma probabilmente di, una, eh, di un mondo che esiste. E che, e che noi ancora non abbiamo ben identificato, però, e lo identifichiamo come origine Giappone, comprese gli eroi, insomma. Ma sì, assolutamente, ma tutto quello che ha a che fare con questo, con questo paese, con questa grande isola enorme, eh, è così affascinante. Pensiamo ai samurai, voglio dire, cioè. Eh, per cui... Beh, sui samurai abbiamo delle cose straordinarie perché abbiamo una serie di. Armature veramente eccezionali. Io conosco bene il Giappone, sono stato, ho frequentato molti musei, anche il Museo Nazionale di Tokyo. Quando ho portato un paio di mesi fa il nostro catalogo al direttore del Museo Nazionale di Tokyo, insieme ai suoi collaboratori, sono rimasti perché hanno detto: Ma voi insomma, siete riusciti a raccogliere da, da collezioni italiane, da musei o da privati, cose che noi non abbiamo. Ah, Ma perché c'è una cosa da dire? Che questa mi preme. Il Giappone è stato pesantemente, non so se giustamente o meno, bombardato nel 1945, soprattutto negli ultimi mesi del 1945. Tutte le città sono state... Distrutte, rase al suolo, tranne Kyoto che era l'antica capitale e quindi è rimasta come un esempio di quella che era il grande Giappone del passato, vicino alla città di Nara, ma tutto, Tokyo, eh, Yokohama, Kobe, eh, Nagoya, Hiroshima sì, sì. con la bomba Beh, atomica, Nagasaki è, è Nagasaki, stato raso al tutto suolo. tutto il Giappone è stato bombardato. E quindi sono, sono, è stato perso almeno l'80% del patrimonio collezionistico dei musei giapponesi e non si pensa. Che sono stati distrutti, quindi abbiamo più cose noi di loro Ecco, tra l'altro eh, io so che proprio in occasione di, questa, di questo prolungamento di tre mesi della mostra State pensando anche a un riassortimento dei materiali E, sì. e che questo ci porta a parlare anche di una collezione che è a Padova Certo, certo, allora, <ride> Per legge eh, dello Stato italiano sì. eh, gli oggetti molto fragili tipo eh, dipinti su seta, dipinti su carta eh, oppure gli stessi paraventi che sono di carta dipinta non possono rimanere esposti oltre i tre mesi, proprio il limite massimo quattro mesi, devono essere ritirati. Quindi noi dobbiamo restituire almeno un terzo degli oltre 500 reperti che abbiamo in mostra e naturalmente saranno sostituiti a partire dal 27 di immaginata. febbraio con eh, altrettanti interessantissimi reperti per cui una mostra nella mostra. Chi ha visto la prima dovrebbe venire a vedere la seconda. Assolutamente. Lei accenava a Padova, in effetti sì. noi abbiamo scoperto grazie alla mostra che voi a Padova avete una collezione straordinaria di arte giapponese conservata eh, presso il Museo Antropologico dell'Università. Ma sa che veramente questa è una scoperta per, anche per i Paldomani paesi. Ma, pa perché, domani, la, penso, ma perché, perché gli oggetti sono ancora dentro le casse come sono arrivati dal Giappone? Perché li ha portati il conte Bardi sì. nel 1913-14 che ha fatto un viaggio di un anno con la moglie in Oriente, ha raccolto una quantità enorme di cose, tra l'altro forse più di 40.000 oggetti giapponesi. Che sono stati divisi in parte col Museo orientale di Venezia e una parte è venuta qui a Padova. Soprattutto quelli secondo me molto più interessanti, perché riguardano l'antropologia, dunque la vita eh, del Giappone quotidiano. E li abbiamo esposti in parte. E ora saranno, resteranno comunque quelli che abbiamo esposto e ne aggiungiamo molti altri, grazie alla E tra l'altro, stiamo vedendo queste bambole che credo che siano, facciano parte di questa collezione. Sicuramente anche questa portantina, sì, fanno parte di quella straordinaria collezione che non si conosceva assolutamente. Infatti, anch'io non ne avevo mai sentito parlare. appunto. Le mostre padua. devono avere anche questo compito di eh, mettere in vita ciò che è nascosto e che magari non ha lo spazio per vivere. Giusto. Assolutamente, assolutamente, poi parlando del Giappone questa frase mi sembra anche particolarmente sì. appropriata, perché mi sembra che non conosco molto la cultura giapponese per qualsiasi cosa in questa cultura ha un secondo scopo, un significato spirituale. È Il vero. tè, la composizione Ma dei vede... fiori, la sta... carta. Adesso stiamo vedendo una riproduzione di Van Gogh che sì. è il giardino di Kameido i pruni del giardino di Kameido che è una stampa famosissima di Hiroshige un artista tra la fine del Settecento e la metà dell'Ottocento giapponese una stampa ricavata da, dall'intaglio di tavole di ciliegio con sovrapposte tante tavole, tanti colori Van Gogh si è innamorato di quest'arte giapponese che ha conosciuto nel 1888, ospite del fratello a Parigi, e negli ultimi due anni della sua vita ha dipinto l'80% di ciò che conosciamo e che apprezziamo. Mm. E ha avuto la svolta nella sua pittura eccitato da questi colori e da queste forme dei giapponesi. Quindi in mostra abbiamo le due riproduzioni delle... Dei, dei, dei due quadri dipinti da Van Gogh, che sono conservati molto fragili, al museo di Amsterdam, con accanto le due stampe originali di Hiroshige, a dimostrare come c'è stata una contaminazione molto importante da parte dell'arte giapponese sull'arte europea e quindi l'atto di nascita degli impressionisti. Eh, sono, sono riflessioni che ci fanno capire quanto questa, questa cultura, da, dall'isolazionismo, diciamo così, prima certo. del Novecento, in realtà ci abbia, ci abbia portato. Si è entrata proprio dentro anche la, la, la cultura europea, cioè nella storia sostanzialmente anche dell'Europa dell e dell'Occidente. Certo, certo. Un fascino importante, forse perché noi abbiamo perso tante delle nostre radici e vederle così esposte, così bene esposte, ci fa ci fa ritornare un po' indietro. Chi lo sa perché ha tutto questo fascino la, il Giappone su di noi? Sa, quando si vola verso il Giappone e dopo aver fatto 12 ore che hai sorvolato la Siberia, la Manciuria, vai fuori il mare del Giappone e arrivi finalmente alle prime isole del Giappone, è proprio la fine della Terra, è cioè è già finita con la Cina, poi hai ancora un tratto di mare di un'ora e ancora ci sono queste isole, poi c'è la spaventosa grandiosità del Pacifico. Quindi, queste isole lontane chiudono l'Eurasia, sono un appendice però per conto loro molto interessante da indagare. Io ringrazio Adriano Madaro uh -huh. di essere stato con noi questa mattina e invito tutti quanti ad andare a vedere questa mostra. Perché adesso devo lanciare un'intervista appunto a Stefano Allievi, che è il direttore del master dedicato all'Islam in Europa, che ci porta a parlare di un altro mondo molto vicino a noi e molto pauroso per noi in, in questo momento. Poi andremo a vedere tutti la mostra a Treviso. Grazie. Grazie, grazie. E allora vediamo se la regia può mandare questo servizio. Grazie. Professore Allievi, siamo a sud di Roma, questa minaccia incombente da parte dell'Isis è direttamente al nostro paese. Si poteva prevedere un'evoluzione di questo tipo e cosa ci dobbiamo aspettare? No, un'accelerazione di questo genere non l'aveva prevista nessuno, ma del resto anche la nascita del califato e il suo sviluppo così rapido non l'aveva previsto nessuno. Sei mesi fa non ce lo saremmo immaginato. Eh, tuttavia oggi eccede, una realtà in rapidissima espansione. Il siamo a sud di Roma, invece, è meno nuovo, nel senso che è un po' di tempo che nei video, nei proclami del, del cosiddetto califato si parla di questo arrivo a Roma che fa parte tra l'altro di una tradizione islamica attestata, è una ditta, un detto del, del profeta Muhammad che dice che conquisteremo Costantinopoli e poi conquisteremo Roma, ma di solito l'interpretazione in termini di conquista spirituale qua invece si parla, si parla d'altro, se ne parla molto esplicitamente in maniera molto minacciosa. Quindi questa potrebbe essere veramente la linea politica del califato? No, io credo che la linea politica sia minacciare l'Occidente. Il califato ha due interessi, uno è quello di galvanizzare quel pezzo di Islam radicale che pure esiste e che prova già delle simpatie per loro. e Il secondo messaggio, e quindi un messaggio il primo, un messaggio seduttivo, attrattivo, venite da noi che combattiamo per una causa giusta e siamo i migliori a farlo. E oggettivamente sono i più forti in quell'ambito lì, eh, hanno un fascino, un'attrattività che Al-Qaeda non ha mai avuto, per esempio, eh, anche perché hanno un territorio, quindi lo Stato c'è. Eh, è come se per usare un, un parallelo un po' forte ma è come se le, le BR avessero avuto uno Stato o se un qualche gruppo terroristico qualunque con qualunque ideologia alle spalle avesse comunque uno Stato, bene loro ce l'hanno sono... questo forse non si è ancora ben capito si pensa a un'immagine di questa ISIS invece è una realtà proprio geografica sulla cartina esattamente, ormai sono più di 100.000 km2 un terzo dell'Italia anche di più e poi con questa appendice libica quindi, che, che non è compresa e che, che è così nuova di cui sappiamo ancora troppo poco sono probabilmente 25-30 mila combattenti pagati per, per farlo per essere probabilmente altrettanti impiegati dello Stato impiegati civili, sta gestendo la giustizia, l'istruzione tutto quello che, che occorre sta diventando è uno Stato di fatto in qualche modo contro la pozzi petroliferi il 40% del grano iracheno cresce nel territorio del califato per dire per cui è solida come in realtà, più solida di quello che pensiamo. E, Diceva quindi... dei, dei messaggi. Uno ecco. quindi è rivolto verso gli estremisti, verso i loro i connazionali. Certo, i correligionari, diciamo così, e, e alcuni correligionari, eh, il grosso dei correligionari, cioè dei musulmani, è, è, prova orrore di quello che sta succedendo naturalmente. Il secondo messaggio è rivolto all'Occidente ed è un messaggio che vuole fare esplicitamente paura, gioca sulla paura. E ci riesce benissimo perché il messaggio è efficace, ci ribalza addosso e stiamo agendo in qualche modo da persone che hanno paura, anche a livello governativo, con reazioni per esempio in consulte, senza strategie chiare, senza eh, obiettivi razionali, razionalmente percorribili. Quando si tratta di reagire a cose di questo genere bisogna farlo con un progetto, bisogna farlo con intelligenza, non sulla base di un stimolo risposta, paura, reazione perché di solito questo non è efficace, infatti il rischio che corriamo è proprio questo. Ecco, si parla apertamente di una possibile guerra, di una spedizione in, in Libia, dell'ONU, delle Nazioni Unite, non si sa ancora se della Nato. E si parla di bloccare invece le, le, le azioni di salvataggio dei migranti in fuga, si parla di circa 200.000 pronti a fuggire? E purtroppo le due questioni si collegano ma non lo sarebbero collegate. Allora l'opzione militare è sempre un'opzione in politica internazionale quando accadono cose di questo genere perché stanno facendo loro altre azioni di guerra di fatto e, e quindi l'opzione militare non può non essere sul tavolo di fronte a una situazione di questo genere. Il problema ancora una volta è come la si fa perché in Iraq c'è stata scelta un'azione militare e i risultati sono che oggi c'è un califfato, non, non che sia liberato un paese. Eh, in Libia è stata fatta a suo tempo, poco tempo fa, un'azione militare per buttare giù il colonnello Gheddafi senza avere uno straccio di idea di quello che sarebbe accaduto dopo, si sarebbe dovuto organizzare dopo, perché le cose se si pianificano non accadono, vanno accompagnati i processi e quindi, quindi il problema è questo, è come la si fa, chi la fa, in quali tempi, è importante che si muovano i paesi musulmani, è importante che l'Egitto abbia reagito per esempio, è importante che però si muovano le Nazioni Unite, ma con quale strategia ancora una volta? Bombardare per bombardare non porta a nessuna parte, fa solo altri morti, altre catastrofi e anche altre miti e altri martiri in un certo senso, per cui bisogna starci attenti a questo tipo di strategie. Ma chi sono questi dell'Isis? È complicato perché da un lato abbiamo quelli che sono nati lì, diciamo homegrown in qualche modo, che, che, che sono combattenti iracheni, siriani, che sono ritrovati senza uno Stato o con uno Stato che è una dittatura come la Siria, eh, di cui sono l'opposizione, in qualche modo combattono anche per ehm, per il proprio paese e poi ci sono i molti anche dall'Occidente che invece combattono per un ideale, noi riusciamo con fatica a concepirlo, eh, ma il califato è un'ideologia, un'ideologia potente, in questo caso a carattere religioso, ma sempre un'ideologia è, cioè che ha un obiettivo, ha un obiettivo anche ideale, dire che vogl vogliono costruire eh, uno Stato dove vige la Sharia, è come dire uno Stato dove vige la legge divina, cioè una legge giusta. Eh, in altre epoche si combatteva per l'uguaglianza degli uomini poi si facevano massacri lo stesso, ma questo si faceva. In qualche modo chi parte dall'Europa o dagli Stati Uniti, dall'Australia, eccetera, o da altri paesi in generale, e, e quindi non è toccato personalmente, non è una lotta di liberazione nazionale, parte perché vuole combattere per un ideale. In maniera abbastanza simile a chi nel 1936 andava a combattere nelle brigate internazionali in Spagna, in qualche modo, venivano per combattere per un ideale e poi magari scoprivano, come spesso succedeva, che la realtà era tutt'altra, che il califato in realtà è un'orrenda dittatura, è il peggio di Pol Pot è in Cambogia, fanno delle cose terribili sulla popolazione civile, ma questo passa in secondo piano. Quello che rimane in primo piano, ed è l'obiettivo riuscito della propaganda del califato, è farci paura. Io mi fermerei qua perché sennò guarda che lo